Amori miei, ma buongiorno! Ciao tesori! Oh mio Dio, fare la intro con questa nuova inquadratura è stupenda! Ok, allora, se non avete seguito fino ad adesso, mi raccomando, andatevi a vedere tutte le altre puntate di Operazione Drago, come stiamo rifacendo i muri. Infatti, adesso vi faccio vedere un paio di cose, già state vedendo qualcosa. Abbiamo già fatto i muri di qua, là dietro, ci mancano solo questi altri e quelli davanti, ma non vi voglio spoilerare altre cose. Oh mio Dio, mi stavano chiamando. Allora, sto alternando giornate di messa a posto delle cose, rimettiamo a posto di qua, rimettiamo a posto di là, e giornate di rifare appunto totalmente casa. Questa è una giornata, per esempio, che stiamo dedicando più che altro. Allora, vi dico la verità, sto aspettando che mi arriva l'altra tinta. Mi serve la tinta nuova per il corridoio e per finire la stanza. Me ne serve un'altra perché devo dare un'altra mano da qualche parte. Però intanto qua vi faccio vedere una cosa. Guardate che carini, secondo me è molto più bella l'entrata rispetto a quella cosa mezza rotta che avevamo prima, così uno se vuole si può specchiare, poi comunque sono molto carini, secondo me fanno bene intuire il tema, ma credo che ormai abbiate più che capito, però una cosa è così, una cosa è quando lo vedrete finito. Fatto sta, sto cucinando per le bambine e anche per gli ometti che stanno lavorando fuori. Infatti oggi mi sono stoppata un attimo dalle cose da fare, a parte che mi sono fatta un bagno caldo, insomma, mi sono un attimo. Però perché ora vi faccio vedere cosa stanno facendo qua fuori. Mamma mia, quanto sono contenta. Alleluia, alleluia. Oh, vabbè raga, che ve lo dico fa, sono contentissima. E in più, oh, questo deve essere, sono arrivate le tende, mi sa. Ecco, mi sa che sono arrivate adesso le tende, ve lo stavo dicendo, non solo adesso abbiamo chiuso tutto, ma adesso le tende. Mi sa che sono le tende, mi sa che sono le tende. Aspettate, no, non sono sicura. Però qua è caldo, aspettate che devo iniziare a mettere gli arrosticini a fare. Un attimo. Oh, tutti i rossicoli. Per pranzo sto facendo arrosticini, vabbè, pane fresco, dell'insalata, delle clementine e poi magari faccio qualche altro appetizer perché appunto abbiamo anche Mario a pranzo, quindi insomma non hanno voluto pasta. Io ho detto volete una pasta? Hanno detto no, facciamo qualcosa di leggero, però qualche altro appetizer così, tipo un po' di patatine, qualcosina la metto perché comunque stanno lavorando tanto, quindi mi è dispiaciuto quando mi hanno detto no, non cucinare, non cucinare, quindi insomma qualcosina di buono adesso gliela faccio. Comunque adesso andiamo ad aprire il pacco. Calcolate che queste qua di tende non sono quelle definitive perché, o meglio, sì, ci saranno sempre, restano queste che ho preso, ma sono le prime. Prima di tutto perché questo non è un formato standard, io non so se dai video si capisce, ma è molto lungo questo coso, quindi è una vetrata molto molto grande. Aspettate che sono proprio in controluce. Oddio, ci sono loro. E quindi devo prenderne almeno 4 perché una tutta lunga non l'ho mai trovata così, così grande e che andasse bene anche con le misure e tutto il resto, perlomeno come piaceva a me non l'ho mai trovata e quindi ne metto 4. Però va bene lo stesso. Oh, che bello! Ta-da! Ok, dopo le montiamo. E però dicevo, poi avranno anche un altro colore, quindi non ci saranno solo tende bianche, ma bianche e vedete. La nostra bistecchiera è pazzesca, guardate che meraviglia. Comunque ho messo a tavola anche le olive, questo. L'unica cosa che mi dispiace, vi chiedo umilmente perdono, è che sto utilizzando della plastica, però è plastica dura, alcune cose sono riutilizzabili, quindi si possono lavare e riutilizzare più volte, e altra, tipo le forchette, le acquisto da Amazon e sono quelle che tecnicamente non dovrebbero, cioè non sono di plastica normale, sono tipo bambù e qualcos'altro, e quindi non dovrebbero inquinare l'ambiente, si spera. Comunque sono molto meglio della vecchia classica plastica che comunque non si trova nemmeno più. I piatti invece sono di carta, quindi niente plastica. Quindi le pochissime cose che sto utilizzando di plastica sono queste. Quindi vabbè. Che in realtà poi è stato un errore da comprare, però vabbè. Però sto facendo tutte queste cose perché di là sono arrivati altri materiali per fuori, che adesso, oltretutto, dopo pranzo vi porto a guardare fuori perché di là, perché abbiamo montato un'altra cosa molto bella. E niente, comunque sono molto contenta. Ok, ve l'avevo detto che dopo pranzo ve le facevo vedere e ta-da! No, vabbè. Adoro. Ovviamente, come vi avevo detto, sono solo due perché mancano le altre, ma già fanno un'enorme differenza. Ho scelto queste che non sono completamente oscurate,
avanti, perché volevo che comunque rimanesse un pochino più di luce, e quelle altre che prendo, che saranno più lunghe, saranno comunque quelle proprio più pesanti, che anche da fuori non ti vedono altro. Però come vedete Ale ha già messo le coperture ed è quasi tutto terminato. Adesso vi porto di là così vi faccio vedere l'altro giardino quanto è carino, e non è finito anche quello, devo far vedere altre cose, però è carino. Però sono molto fiera di queste tende, non vedo l'ora di farvi il tour completo, perché vi giuro, che è sto capello? Vi giuro che la differenza si vede anche tanto, e dalla telecamera sto notando che non si vede nemmeno tanto bene il colore delle pareti, che comunque devo ridare, ma come vi ho detto mi arriva per il colore, ma è veramente veramente cambiata la stanza, sembra un'altra stanza, quindi adoro. Ci vediamo di là, vi porto con me di là. Olè, guardate che bello. Ah! Ora come vedete ci sono ancora delle pietre da mettere lì, ancora un po' così, insomma ancora non è finito, ma guardate che bello. Ah! Tutto così. Qua dove abbiamo messo questo c'era un'odiosissima grata che dava su, come si chiama, sul garage di sotto, orribile. Finalmente così invece, oh che bello che si vede questo pezzettino di verde, lo adoro proprio. E per le bambine è fantastico, perché è capitato più e più una volta che buttassero sotto, se ovviamente senza farlo apposta, i giocattolini tipo piccolini, gli si incastrassero dentro le righe, e poi anche Zoe ogni tanto metteva le dita, cosa pericolosissima, quindi vi dico sempre no no no, però una svista ci può stare. E quindi dato che quest'estate ce lo sfruttiamo tanto questo coso, sempre se non troviamo una casa da comprare, non si sa mai, però se rimaniamo ancora qua per un po', Zoe non ci può mettere le ditine. E comunque questo è un pezzo di prato finto che nell'altra casa comunque ovunque me lo posso mettere, ovunque me lo posso portare, quindi mi piace tantissimo. Allora, per quanto riguarda la camera delle bimbe invece, come vi avevo fatto vedere un po' di spoiler, eccomi, vedete? Lì c'è uno specchio gigante, perché appunto c'è una nuova cosa, appunto, come vi dicevo ci sta il nuovo armadio, ma non solo in realtà, non c'è solo il nuovo armadio, ci sono anche delle altre novità. Però, allora, io vi dico questo, dobbiamo ancora fare le altre parti, quindi mancano un pezzo dove giocheranno, la scrivania, e vi dico la verità, il letto ancora non l'abbiamo comprato, perché non l'ho trovato. Io non riesco a trovare cose in generale in questo periodo, però non sto riuscendo a trovare il letto che vorrei io, perché, allora, io so che ce ne sono di molto belli a Mondo Convenienza, a Ikea, vari siti, sono bellissimi, però io ne ho visto uno che mi è rimasto qua, cioè che proprio mi piace da morire, che sto cercando. L'avevo trovato su un sito, ma tipo me l'avrebbero spedito una cosa come l'anno prossimo, cioè no, non nel senso di veramente tra tanti mesi, e dato che letteralmente non so se sto nemmeno qui tra tanti mesi, non me lo voglio far inviare così tanto, e in più era da un sito che non mi fidavo a metterci la carta di credito, onestamente proprio. Quindi sto ancora cercando, sto ancora vedendo, e più che altro abbiamo parlato con la ditta l'altro giorno, e potrebbe essere che una cosa simile potremmo addirittura farla noi con il legno, aiutandoci con loro, non lo so, stiamo decidendo un attimo. Anche su alcune altre piccole cose siamo un attimo stand by, come il divano, ancora non abbiamo deciso se cambiarlo oppure no, ma il punto è che allora il fatto è questo. Dobbiamo capire se cambiarlo perché appunto vogliamo quello che si apre oppure no. Nel caso, forse al 99%, come vi ho detto, è sfoderabile, e forse posso prenderlo proprio da Ikea. Devo capire un attimo però, perché io ho ricercato e non ci sono zip, non c'è niente. C'è stata una ragazza che mi ha detto guarda che devi togliere delle viti, non lo so, fatto sta che comunque adesso mi sto concentrando su altre cose, e quindi adesso niente, le viti non ho ancora cercato bene, perché appunto mi sto concentrando su altre parti della casa, perché appunto stiamo finendo quel giardino, finiamo quest'altro, stiamo montando delle cose per qua dentro la cabina armadio, tra pochi giorni devo dipingere, domani mi arriva la tinta, che bello, devo dipingere il corridoio, domani mi vengono a montare, mi vengono a togliere il piatto doccia e me lo mettono uno nuovo, poi devo fare di là ancora, vabbè, devo finire, devo ritinteggiare, cioè, ho finito un sacco di cose, quindi
Insomma, ancora mi ci vuole un po', quindi intanto faccio prima le cose che ho adesso da fare, poi mi concentrerò, poi devo fare totalmente anche il bagno, me lo devo rifare nuovo, quindi devo cambiare i mobili del bagno e tanto altro, quindi anche lì tutte cose che sto cercando di fare prima una cosa, poi un'altra, adesso già me ne sono accumulate un po', quindi prima finiamo queste insieme e poi iniziamo anche le altre, e quindi ne avremo per un po'. Però sono comunque molto contenta, non vedo l'ora che mi arrivino due pezzi stupendi che ho preso per di là, bellissimi, veramente stupendi, non vedo l'ora che li vediate. Oltretutto Ale deve mettere la TV a parete di là, che secondo me cambierà un sacco proprio tutto, e oggi dovrebbe arrivare una cosa molto bella che però se non mi arriva entro poco, che devo mettere il video adesso online, vi faccio vedere domani, che dovrebbe essere una cosa stupenda, perché vabbè, poi vedrete, poi vedrete. E adesso facciamo la cosa più satisfying del mondo. Oh no, non lo state vedendo. Poco satisfying, aspettate. Ricomincio da qua. Oh. Oh, faccio. Aspetta che tolgo questo. Ci sono. Siete pronti? Questo è satisfying, eh? Poi per dare la seconda passata lo riapplico nel caso. Mannaggia, quasi. Quasi, quasi perfetto. Oddio, quanto è soddisfacente però togliere questi, non ve lo so. Mamma, che bello. Questo non ci arrivi, no, non volendo. Ci arrivo. Oh, mannaggia. Bene, i miei aiutanti d'oro stanno togliendo gli ultimi pezzi e non vedo domani l'ora di mostrarvi tutto. Spero che la tinta domani arrivi tipo in un orario decente, così magari dipingiamo insieme proprio nel video di domani, altrimenti lo vedrete dopo domani. Ma domani già dobbiamo montare delle robe, quindi sarà un vlog bello movimentato. Non prendetevi, diciamo, non mettetevi comodi, perché questo è stato fin troppo chill. Domani ci vediamo con le chicche, ne vedrete delle belle. E non vedo letteralmente l'ora di farvi vedere che colore abbiamo scelto per le altre stanze e tutto il resto. E sono emozionata. Ah! Vi voglio bene. Love you.